Questa è un'accademia per portieri dove è nata 4 anni fa con a capo Luca De Eugenio ed io. Un giorno abbiamo deciso di fare qualcosa per i ragazzi e come vediamo le cose ci stiamo riuscendo alla grande perché quest'anno siamo arrivati ad un gruppo di una cinquantina di ragazzi. Tra l'altro una cinquantina di ragazzi, molti dei quali arrivano da fuori, magari le prime edizioni erano soprattutto abruzzesi. Sì, erano ragazzi locali dove sapevano chi ero io, chi era Luca e con il passare di 2 anni, diciamo, abbiamo fatto l'esploit perché quest'anno veramente sono arrivati 35 ragazzi che non sono della regione Abruzzo. Ci sono veramente portieri veramente bravi e anno per anno crescono sempre di più e io mi auguro di trasmettere tutte le mie doti e tutta la mia passione per far, diciamo, un Mammarella nuovo. Ecco, in questa accademia vediamo anche delle donne, anzi c'è una donna in particolare, il portiere della nazionale femminile, Marika. Sì, Marika Mascia è entrata a far parte del nostro staff già da 2 anni ed è una grandissima giocatrice, una grandissima persona e poi sul campo è una grandissima lavoratrice. È la numero uno in Italia, è il portiere della nazionale, quindi abbiamo delle doti pazzesche in questo camp. Com'è lavorare con Stefano Mammarella, un altro grande numero uno? Ma lui è il numero uno in assoluto, dentro e soprattutto fuori al campo, quindi è una gioia, è un orgoglio ed è un'opportunità, ecco, la parola giusta, è un'opportunità lavorare con lui. Ci sono anche ragazze, non soltanto ragazzi, vediamo, che hanno aderito a questa vostra proposta. Sì, per fortuna siamo, anzi, mi complimento anche con le mie compagne azzurre di Calcia 11 che hanno disputato un ottimo mondiale. È un momento d'oro per il calcio rosa a 11 e a 5. Speriamo che finalmente riusciamo anche noi a poter dire la nostra e a poter sperare in queste ragazzine che magari ci daranno tante soddisfazioni. A proposito di soddisfazioni, proprio qualche giorno fa sei reduce con la Nazionale Azzurra di Calcio a 5 di un importante trofeo per la prima volta vinto all'estero, ma credo anche in Italia, in questo confronto con altre nazionali in Croazia. Ecco, vuoi spiegare qualcosa in più? No, no, è giusto, è un torneo praticamente che organizza la UEFA, si chiama il torneo Futsal Week e l'Italia per la prima volta ha alzato questo trofeo, quindi siamo molto molto contenti perché vuol dire che il lavoro fatto finora ha portato i suoi frutti. E questo significa che tutto il movimento femminile del calcio a 5 in Italia è in crescita. Sì, stiamo crescendo con professionalità e con serietà.